azzurro vola l'aviatore. Sfida il destino e da lontano l'accompagna un cuor di mamma che dormir non sa, un cuor di bimbo che aspettando sta. Questa sera parleremo di Italo Balbo, abbiamo l'onore e il piacere di avere qui Marco Cinghino. Bene, allora, io non sono uno tanto bravo a fare salame lecchi, però vi dico che naturalmente io qua mi sento un po' a casa mia, primo perché sono fra fratelli alpini, secondo perché tante facce sono facce che ormai sono abituato a vedere e che hanno la bontà e la pazienza di ascoltare le mie cose, ed è davvero sempre un piacere. Il tema di stasera, Balbo, è un tema, come dire, non soltanto che abbraccia un periodo che va dal 1917, che è l'anno in cui effettivamente Balbo è entrato in guerra, fino al 28 di giugno del 1940, che è il giorno in cui l'aereo di Balbo è stato abbattuto a Tobruk. Non è solo questo, perché Balbo ha rappresentato, come dire, in un qualche modo il simbolo di un'epoca intera, di un'epoca intera che normalmente si appiattisce sull'immagine del fascismo. Prima di parlare di Balbo, soltanto un minuto vorrei dire questo. Il più grande studioso del fascismo, che era ordinario alla Sapienza, che si chiamava Renzo De Felice, esordisce nella sua monumentale analisi del fascismo dicendo: attenzione, non bisogna parlare di fascismo, bisogna parlare di fascismi. Balbo fu certamente un fascista, addirittura è stato un quadrumviro della rivoluzione, fascista della prima ora, uno squadrista diciannovista, ma ha rappresentato un fascismo talmente diverso dal fascismo che normalmente viene raccontato da rappresentare quasi una sorta di antifascismo, non di antifascismo nel senso di lotta al fascismo, ma nel senso pretto del termine, un fascismo ribaltato rispetto alla vulgata. Cercherò anche di dimostrare questa cosa attraverso una serie di interventi che Balbo ha fatto e di episodi di cui è stato protagonista, in cui appare evidente che è stato uno dei pochissimi ad avere il coraggio di opporsi a certe scelte del fascismo, prima fra tutte la scelta che ha infangato di più la storia del ventennio, cioè quella delle leggi razziali, laddove altri che probabilmente condividevano la sua opinione, perché all'interno del fascismo non solo non era certamente prevalente un elemento antisemita, ma molti ebrei erano stati protagonisti della rivoluzione fascista, ma che sono stati zitti per il quieto vivere, perché, come diceva Flaiano, gli italiani tengono famiglia. Quindi Balbo una figura esemplare per certi versi di come si possa essere fascisti in una maniera completamente opposta a quella che viene tramandata normalmente, cioè sostanzialmente a un gruppo di gerarchi appecorati dietro la parola di Mussolini o dei favoriti del momento di Mussolini. Balbo inoltre ci è caro perché Balbo era un alpino, perché nasce come alpino, un alpino di pianura, categoria spesso, come dire, un po' trascurata, però siccome io sono bergamasco e mi occupo e sono innamorato dei fratelli Calvi, che avevano una mamma di pianura, esattamente come Balbo, spezzo una lancia per gli alpini di pianura. Gli alpini di pianura si sono spesso fatti onore, Balbo se n'è fatto sicuramente, perché come Renzo accennava prima, nel breve periodo in cui è stato operativo, perché in pratica lui è stato operativo soltanto nell'ultima parte del conflitto, quando ha il comando degli arditi del battaglione Pieve di Cadore. Prima, quando era ad Osso Casina, per capirci, insomma nella zona sopra il lago di Garda, insomma la guerra non era poi una guerra particolarmente complicata, in quel brevissimo periodo prende 2 argenti e 1 bronzo al valore militare, oltre a una promozione a capitano per merito di guerra. Quindi è stato un alpino e un alpino molto valoroso, anche se, ripeto, la sua partecipazione al conflitto è stata, da un punto di vista proprio del tempo, abbastanza limitata. Ci è caro anche per altri motivi, ci è caro per il carattere. Balbo è un personaggio assolutamente da 3 moschettieri, è un guascone, è un personaggio impetuoso, ma al tempo stesso un personaggio molto intelligente, molto acuto. Ha avuto delle illuminazioni
di quelle illuminazioni che ci rendono simpatici i nostri compatrioti, gli italiani che da un punto di vista organizzativo non sono sempre brillantissimi, in Balbo invece trovano un'illuminazione che diventa organizzazione. Balbo era un grande organizzatore e lo ha dimostrato fino all'ultimo giorno della sua vita. E io da lì voglio partire, cioè io vi voglio raccontare Balbo partendo dall'ultimo giorno della sua vita, cioè da quando viene abbattuto a Tobruk con il suo Savoia Marchetti 79. Su questo, come spesso accade in Italia, si è costruita una sorta di mitologia, una sorta di complottismo. Sapete che noi siamo molto bravi a cercare sempre del torbido anche dove il torbido non c'è. Io ho una testimonianza di prima mano che è quella di Folco Quilici, il figlio di Nello Quilici, che muore capitano di complemento ma direttore del Corriere Padano, che dal 23 era lo strumento di un fascismo alternativo al fascismo a Ferrara, che era stato fondato da Italo Balbo. Dicevo, Folco Quilici, quando abbiamo presentato a Gorizia il suo libro Tobruk 1940, mi ha e ha detto anche al pubblico a chiare lettere che lui non crede minimamente nel complotto, nonostante che a lui sia arrivata una testimonianza particolare riguardo all'abbattimento dell'aereo di Balbo, cioè il fatto che un osservatore di tiro di un bunker italiano a Tobruk avesse visto, quando in una situazione che poi vi racconterò particolare, che era quella in cui i due aerei di Balbo e di Porro sono arrivati, hanno fatto la loro planata verso T2, cioè che è il campo d'atterraggio di Tobruk dove dovevano atterrare, questo osservatore ha visto nella rada un sommergibile italiano che poi se n'è andato e che non risulta dalle carte della Marina Militare, ma in realtà era il Bragadin ed era presente, era un sommergibile posamine che ha sparato, questo dice, contro l'aereo di Balbo, versione 1. Versione numero 2, negli anni 90, un mitragliere dell'incrociatore San Giorgio, che era un incrociatore trasformato in batteria contraerea stabile all'interno della baia di Tobruk, si fa intervistare da un giornale, adesso non mi ricordo quale, forse addirittura Il Giornale, e dice: sono stato io ad abbattere Balbo. Sono stato io ad abbattere Balbo e sono l'unico che ha sparato. Cioè, mi hanno ordinato una vocina dietro di me, ha detto apri il fuoco, io con la mia mitragliera da 20 ho sparato contro l'aereo di Balbo e l'ho tirato giù. Questo pare assolutamente improbabile, perché il San Giorgio aveva una centrale di tiro e mai e poi mai uno avrebbe dato l'ordine a un singolo mitragliere di sparare un aereo, quindi anche questa non ci sta tanto in piedi, insomma. Quilici e con lui, diciamo, la maggior parte degli storici che si sono occupati di questa questione, da Giordano Bruno Guerri, insomma, descrivono l'abbattimento di Balbo come un errore clamoroso. Un errore clamoroso che poi andremo a vedere, che non è tanto clamoroso per il fatto che hanno sparato su un aereo che in quel momento volava a bassa quota su Tobruk, perché c'era appena stata un'incursione inglese, ma lo vedremo, perché scambiare la sagoma inconfondibile dell'SM-79, che veniva chiamato il gobbo maledetto, proprio perché aveva sopra il tettuccio del pilota, aveva una gondola che ospitava una delle mitragliatrici da 12,7 che dava un profilo particolarissimo all'aereo, che era trimotore, scambiarlo con un Bristol Blenheim, che viceversa è fatto completamente diverso, ha il muso vetrato ed è un bimotore, appare un po' impossibile. Fatto si è che l'aereo di Balbo cade e dal momento preciso in cui Balbo muore nell'incendio del suo aereo con gli altri membri dell'equipaggio, fra cui appunto Nello Quilici, comincia in un certo senso la mitologia balbiana. Il fascismo naturalmente si appropria immediatamente del martire, stabilendo una settimana di lutto nazionale, organizzando un funerale particolarmente commovente e vistoso. La verità però è che Mussolini, a testimonianza di tutti quelli che hanno assistito alla scena della comunicazione dell'incidente di Tobruk, non pare avere mostrato particolare commozione, nonostante che Balbo fosse stato suo compagno di avventure dal 1919, cioè abbia condiviso con lui praticamente tutto. E qui c'è da dire una cosa: quella fine da cui partiamo è un po' il leitmotiv della storia di Balbo a partire dal 1919. Cioè dal 1919 Balbo è per Mussolini un personaggio scomodo. Abbiamo parlato sempre in questa sede di D'Annunzio. Anche D'Annunzio era un personaggio scomodo per Mussolini.
Mussolini era circondato da una serie di personaggi scomodi, cioè tutti quelli che gli facevano ombra. Ma Balbo, per la particolarità delle sue imprese, per la particolarità anche del carattere del personaggio, è stato forse quello che gli era più scomodo in assoluto. Quindi, e concludo questa brevissima prolusione e possiamo partire con la relazione vera e propria, quindi certamente o quasi certamente l'abbattimento di Balbo è stato un errore umano. Altrettanto quasi certamente è stato un errore umano che a Mussolini ha fatto una cortesia, perché Balbo era contrario praticamente a tutte le scelte scellerate che sono state fatte da Mussolini dopo il 1936, anzi dirò di più, era contrario anche alle scelte precedenti, come per esempio la campagna d'Etiopia. E in questo Balbo ricorda da presso un personaggio che sembrerebbe inaccostabile, cioè l'ammiraglio Yamamoto. L'ammiraglio Yamamoto, che era anche lui un illuminato e che si trovava a lottare contro quella che si chiamava allora la cricca delle corazzate, era uno che non voleva la guerra sino-giapponese, che non voleva la guerra contro gli Stati Uniti, che suggeriva altre soluzioni e soprattutto era uno che prevedeva come sarebbe andata la guerra. Ecco, Balbo, senza arrivare alla straordinaria capacità profetica di Yamamoto, che aveva detto bello chiaro al comando supremo giapponese: io vi posso garantire 6 mesi di guerra molto brillanti, altri 6 mesi in cui ci barcameniamo e poi è finita. Ecco, senza arrivare a questo, Balbo è uno che mostra non fra i privati, ma scopertamente la sua opposizione alle leggi razziali, la sua opposizione al sistema con cui viene organizzata la guerra dell'Italia, in particolar modo la guerra in Africa, dove gli italiani avevano un'enorme superiorità numerica e si sono trovati a prenderle da 2 divisioni inglesi, 2 sole divisioni contro 2 armate italiane. E soprattutto era uno che non voleva quella guerra, anzi addirittura che aveva suggerito in una sede ufficiale come il Gran Consiglio del Fascismo di allearsi all'Inghilterra e alla Francia. Quindi, quando si parla di un Balbo anti-Mussolini, non vuol dire un Balbo contro Mussolini, ma vuol dire un Balbo alternativo a Mussolini. E Mussolini non poteva tollerare alcuna alternativa. Questo in qualche modo giustifica, per così dire, i complottisti. Noi sappiamo che non c'è stato un complotto, ma come direbbe Montanelli, pure gli somiglia molto. Quindi... è vero che Balbo è morto perché qualcuno gli ha sparato per sbaglio, ma è altrettanto vero che il lutto dimostrato da Mussolini per la caduta dell'eroe era un lutto un pochino, come dire, pilotato. Ed eccolo qua, ora mi alzo perché così ce la faccio meglio. Questa è una delle rarissime foto che ritraggono Balbo, che già da come porta il cappello alpino mi fa capire che personaggio era. Cioè il cappello alpino portato così sembra un po' quei pastorelli delle illustrazioni del primo Novecento, uno scanzonato, sigaretta in bocca, giovanissimo, lui è classe 96, quindi qui ha 21 anni, ha 21 anni ed è un tenente, vedete sul braccio il simbolo degli Arditi, è un tenente della compagnia Arditi del Piede di Cadore. Le compagnie Arditi non sono i reparti d'assalto, non sono le Fiamme Nere, sono quei reparti particolarmente vocati alla guerra d'assalto, alla guerra arditesca, che vengono creati all'interno dei normali reparti del Regio Esercito nell'ultimo periodo della guerra. Combatte sul Monte Grappa ed è alla testa del primo reparto che entra a Feltre, liberando Feltre, e fanno una specie di gara di corsa tra l'altro con i francesi che stavano risalendo la Valle del Piave, e in un certo senso lui dice: no, dobbiamo arrivare prima noi, per cui si mettono proprio a fare la gara per chi entra prima a Feltre. Quindi certamente eroe di guerra del 7° reggimento alpini, nessuno è perfetto, certo fosse stato del 5° avremmo gradito di più, però vabbè, vabbè, anche il 7° insomma. Adesso eccoci qua lo vedete. Lo vedete con la moglie che è Emanuela Florio, la contessina Emanuela Florio, figura tutt'altro che secondaria, per 2 motivi. Primo, perché è una donna di carattere ed è una donna che introduce Balbo negli ambienti dell'aristocrazia e dell'alta borghesia a Roma, quindi in un certo senso nobilita Balbo come personaggio, e poi perché il patrimonio della contessina sarà molto utile per una serie di iniziative brillanti che Balbo metterà in campo, non ultima appunto la fondazione del Corriere Padano.
sarà poi proprio la contessina Florio che dopo la morte di Balbo per prima dirà me l'hanno ammazzato, cioè sarà la prima che accuserà il regime di aver voluto eliminare Balbo. Non è andata così, però comprendiamo anche il dolore di questa donna che perde il marito così giovane, eccetera eccetera. In questa fotografia rappresentano una di quelle coppie di regime assolutamente di successo, come potevano essere Ciano e Edda, ma la differenza è che loro non si sposano alla fine di una parabola, ma all'inizio di una parabola, quando Balbo era, diciamo, un giovanotto di belle speranze. Nel 1919 Balbo, che è uno che non riesce a stare fermo, è uno di quei reduci che, potrei dire, la guerra ce l'hanno nel sangue, ha tentato fin da piccolissimo, a un certo punto voleva andare a combattere nei Balcani, aveva 14 anni, gliel'hanno impedito, avrebbe voluto andare in Libia, nel 1915 vuole arruolarsi immediatamente volontario, non gli fanno fare il corso ufficiale perché non si è ancora diplomato, perché come studente obiettivamente faceva un po' schifo, allora aspetta e riesce a partire come sottotenente nel 17. Finita la guerra, non si ferma un secondo. Non si ferma un secondo e fa due cose che sono interessanti. La prima, comincia a interessarsi di volo perché la sua passione, che poi si affermerà, come sapete, in maniera clamorosa, è per il volo. E in questo molti altri alpini prima di lui. Ne cito uno famoso e milanese, Enrico Gadda, il fratello di Carlo Emilio, tenente degli alpini, che poi diventa pilota e che morirà nell'aprile del 18 proprio in un incidente con il suo aereo. E tra le tante cose che fa, è uno dei cofondatori, vedete, dell'Alpino. Fonda l'Alpino come rivista dei reduci con la penna nera. Il 1919 è un anno, come dire, di pace per modo di dire, perché almeno fino al 1920 l'Italia non è in pace neanche un po'. Prima di tutto perché c'è una cosa che si chiama Biennio Rosso, e che porta in Italia una specie di guerra civile a bassa intensità, e poi perché c'è la questione fiumana, dove vi ricordo che reparti alpini intervengono a un certo punto nel 1920 agli ordini di Caviglia proprio per liberare Fiume dai legionari, chiamiamola così. Quindi non è vero che l'Italia è in pace, l'Italia è in una condizione un po' limbica in quel momento. In quel momento lui fa delle scelte precise. La prima scelta è quella di mantenere compatti i reduci. L'Alpino e iniziative simili a queste servono soprattutto per compattare i reduci in un momento in cui i reduci erano visti molto male, in cui c'era per le piazze una forte ostilità da parte dei socialisti nei confronti dei reduci, tanto che, lo sapete benissimo, nella storia della nostra associazione, il 4 novembre del 1919, cioè il primo anniversario della vittoria, il prefetto di Milano ha dato ordine di non esporre bandiere tricolori. L'unica che è stata esposta in Galleria Vittorio Emanuele, questo poi è entrato nella nostra leggenda di corpo, è quella dell'Associazione Nazionale Alpina. Per cui, attenzione, dico che in quel momento fare un giornale come l'Alpino significava mantenere compatti i ranghi del reducismo. L'altra cosa che fa è aderire al fascismo. Ma le due cose non sono tanto diverse in quel momento, perché il fascismo a cui aderisce Balbo non è il fascismo regime, è il fascismo diciannovista, è il fascismo, come dire, di Piazza San Sepolcro, che è prima di tutto un movimento che noi oggi definiremmo di sinistra. E poi è un movimento a cui partecipano persone di esperienze diversissime. Se pensate a De Ambris, piuttosto che ai futuristi, non so, i sindacalisti rivoluzionari di Corridoni, capirete che il fascismo allora era cosa affatto diversa. E si identificava con il fascismo la difesa del reduce. Cioè la prima immagine che il fascismo dava di sé all'esterno era quello di difendere i reduci della prima guerra mondiale dalle vessazioni e dalle umiliazioni che venivano loro imposte dai socialisti. E quindi anche in questo senso credo si possa spiegare la militanza di Balbo, che fin dall'inizio non è una militanza fascista in senso stretto, perché poi Balbo, che diventa federale a Ferrara e che è responsabile delle azioni squadriste dell'Emilia Romagna,
è uno che la prende in maniera anche goliardica. È famoso l'episodio di quando la prefettura vieta l'utilizzo del manganello, il fatto che Balbo munisca i suoi squadristi di stoccafissi con cui prendono a legnate. No, ma è una cosa tipica, insomma, di un certo modo di essere, con cui prendevano a legnate i sovversivi e poi andavano a farsi delle scorpacciate di stoccafisso. Oltretutto, leggenda vuole che spesso invitassero anche i bastonati a fare la mangiata, il che è proprio tipico della goliardia, cioè prima ci diamo le botte e poi andiamo a mangiare insieme. Quindi già in questo Balbo mostra anche uno spirito scanzonato, cioè rispetto al fascismo che assume sempre di più una simbologia lugubre, quasi funerea, Balbo rappresenta anche un fascismo allegro, un fascismo giovanile, un fascismo in qualche modo vivace. Quel fascismo che per esempio colpisce Robert Brasillach quando viene in Italia in un viaggio. Robert Brasillach, noto fascista francese fucilato dopo la guerra per collaborazionismo, che giovanissimo viene in Italia e su un treno trova un gruppo di giovani fascisti, probabilmente guffini, che cantano e che si divertono, e dice: ecco, questa è l'immagine che a me piace vedere del fascismo. Ecco, Balbo incarna un po' quel fascismo, un fascismo vitalista, un fascismo per nulla ideologico, un fascismo in cui l'avversario non è uno da mandare in un campo di concentramento, ma è semmai da legnare con lo stoccafisso e a cui poi offrire la cena. Con questo non voglio beatificare Balbo. Balbo era uno che ne faceva di tutti i colori in quel periodo, però vi rammento che era un periodo in cui la lotta politica si faceva con le mitragliatrici e con le bombe a mano, per cui un colpo di stoccafisso. Il montanino di pianura. Questa fotografia di Balbo, che per qualunque sciatore apparirà un po' ridicola per l'attrezzatura, questa fotografia di Balbo io la paragono sempre alla fotografia di Nino Calvi, che 10 anni prima rispetto a quando è stata scattata questa fotografia faceva l'alpino sciatore in Adamello ed era vestito in una maniera molto più vicina ai nostri alpini sciatori di adesso di quanto non fosse la tenuta turistica di Balbo. Allora andava di moda farsi vedere in maniche di camicia a sciare. Io per esempio ho una foto su a casa mia a Pinzolo di Mussolini che scia sulle Dolomiti di Brenta in una tenuta molto simile a questa. A Balbo la montagna piaceva moltissimo, la sua scelta di essere alpino è giustificata anche da questo amore per la montagna, ma il vero amore di Balbo, mi dispiace dirlo da alpino, ma il vero amore di Balbo diventa l'aviazione. Anche se lui in realtà prenderà il brevetto di aviatore piuttosto tardi rispetto a quando fa i primi corsi di volo. E qui lo vediamo in una foto famosissima insieme agli altri quadrumviri, De Bono, De Vecchi, con Mussolini, e qua lo vedete, irriconoscibile rispetto al Balbo governatore della Libia, ha forse 20 kg di meno, e come potete vedere è un personaggio molto alla Dumas, con i capelli per aria, questi pantaloni alla zuava sbuffo, la camicia nera con le decorazioni, e contrasta la sua figura, la sua aria così da moschettiere, con la figura del Mussolini 1922, quello che Carlo Emilio Gadda prende in giro dicendo pervenne alle ghette color tortora. Ecco, sono quelle lì le ghette color tortora. Prego notare come tutti quanti abbiano la camicia nera con un nutrito medagliere, tranne Mussolini che, siccome di medaglie non ne aveva, ha preferito indossare la giacchettina da parlamentare. Quadrumviro fascista, quindi. Balbo all'interno dei quadrumviri fascisti rappresenta l'elemento giovane, l'elemento un po' scanzonato, l'elemento un po' diverso, perché De Bono rappresenta certamente l'elemento militare. De Bono era stato comandante di una brigata sul Sabotino, cioè aveva una tradizione militare dietro le spalle molto importante. De Vecchi rappresenta il reduce tutto ad un pezzo, Mussolini rappresenta il capo ideologico e Balbo rappresenta appunto questo fascismo giovane, questo fascismo un po' alla moschettiera, come vi dicevo. Non bisogna però prenderlo sotto gamba, cioè non bisogna farsi ingannare dagli aspetti goliardici. Di tutti quanti i quadrumviri probabilmente Balbo era uno, quello che aveva le idee più chiare e anche quello che, per così dire, era più tosto. Balbo era uno molto tosto ed era uno che non aveva proprio nessuna paura, nessun timore reverenziale a dire a Mussolini quello che pensava, questo per tutta la vita. E questo è Balbo invece inserito da Mussolini nel governo. Mussolini che
aveva molti difetti, ma aveva una grande qualità. Era un animale politico straordinario. Mussolini aveva un fiuto parlamentare che oggi, con le pagliacciate che vediamo nel Parlamento italiano, se li sarebbe portati tutti a spasso, tranquillamente. Il suo primo governo, quello del 1922, è un governo molto poco fascista, proprio per prendere in contropiede le opposizioni che si aspettavano un governo fascista ed erano pronte a insorgere. Viceversa, Mussolini fa un governo moderatissimo e soltanto in seguito, prego notare la data, 1925, che è l'anno delle prime leggi fascistissime, soltanto in seguito inizia a fascistizzare il governo. E uno dei, come dire, una delle azioni di fascistizzazione del governo che fa Mussolini è inserire come sottosegretario prima all'economia e poi all'aviazione proprio Italo Balbo, che diventa nel 1929 il ministro dell'aviazione. Attenzione però, prima del 1929 il ministro dell'aviazione è Mussolini. Boom. È morto. Boom. Ecco. Il ministro dell'aviazione è Mussolini stesso. E quando Balbo smetterà di fare il ministro dell'aviazione e poi se ne andrà, lo vedremo, governatore in Libia, tornerà a essere Mussolini il ministro dell'aviazione. Credo che questo sia un dato significativo. Cioè nel 1929, come vedremo, quando Balbo è quasi il frontman del fascismo di fronte all'opinione pubblica internazionale, è un personaggio molto noto e ha già cominciato a organizzare le sue trasvolate, che noi normalmente ne conosciamo due, cioè quella a Rio de Janeiro e quella del decennale, ma ne aveva già fatte due, cioè quella del Mediterraneo occidentale e quella del Mediterraneo orientale, che lo avevano reso estremamente famoso. Quindi lui nel 1929 diventa ministro proprio perché è il simbolo dell'aviazione italiana. Nel 1934 viene mandato viceversa, ci sono state tutte le crociere oceaniche, viene mandato viceversa come governatore in Libia perché è diventato troppo il frontman del fascismo di fronte all'opinione pubblica internazionale. È diventato troppo famoso, è diventato troppo ammirato in un certo senso, ammirato soprattutto da quelli che non ammirano neanche un po' il fascismo, cioè il mondo anglosassone, dove Balbo è ancora oggi considerato soprattutto un grande aviatore, soprattutto un grande tecnico dell'aviazione. E qua io ho voluto fare un piccolo omaggio alla mia terra mettendoci Antonio Locatelli, anche lui deputato fascista, che rispetto a Balbo ha una visione, anche lui trasvolatore, fa la prima trasvolata delle Ande per il servizio postale, tenta una trasvolata in idrovolante dell'Oceano Atlantico che fallisce e deve ammarare, viene portato in salvo da una nave, ma che ha un'idea completamente diversa rispetto a Balbo sullo sviluppo dell'aviazione. E qui mi fermo e apro una piccolissima parentesi, diciamo di storia militare, non vi preoccupate, dura due minuti. Allora, durante la prima guerra mondiale, quando vengono messi in linea i bombardieri Caproni C3, che sono fra i migliori bombardieri strategici della prima guerra mondiale, ora viene un po' da ridere parlare di bombardieri strategici nella prima guerra mondiale, però i Gotha tedeschi e i C3 italiani sono considerati i più operativi fra i bombardieri di allora. Sono dei trimotori con una lunghissima capacità di volo e che possono portare un carico importante di bombe. Giulio Due, padre dell'aviazione e del bombardamento strategico, scrive un libro importante in cui teorizza il bombardamento strategico. Ora, io immagino che più o meno tutti quanti sappiate cos'è un bombardamento strategico. Per sicurezza, due parole. Anziché bombardare le batterie d'artiglieria avversarie, bombardamento tattico, vado nelle retrovie e distruggo le fabbriche che costruiscono i cannoni che poi mi sparano addosso. Vado a bombardare la fabbrica che costruisce i cannoni, vado a bombardare lo snodo ferroviario dove passano i treni, quello è il bombardamento strategico. Due lo teorizza e paradossalmente nella seconda guerra mondiale noi non abbiamo bombardieri strategici. Costruiamo il P-108 della Piaggio, quello su cui muore collaudandolo il figlio del Duce, Bruno, ma è un aereo prima di tutto inferiore alla concorrenza e che poi non viene nemmeno praticamente messo in linea. Gli altri invece costruiscono i quadrimotori strategici
Lancaster, Stirling, B-17 americano, Liberator e così via, che spianano letteralmente le nostre città e le città tedesche. Questo perché? In un certo senso un pochino per colpa di Balbo e un pochino per colpa di quelli come Locatelli. Perché Balbo e Locatelli avevano due idee opposte di addestramento aereo. Locatelli, che era un ricognitore, un individualista, era uno che diceva che bisognava creare dei grandi piloti acrobatici. Noi avevamo dei piloti acrobatici formidabili nella seconda guerra mondiale. Balbo era uno che parlava di stormi, cioè parlava di volo in formazione, ma con l'idrovolante, cioè con un'arma che la seconda guerra mondiale ha mostrato essere del tutto obsoleta come strumento da bombardamento. Perché l'idrovolante della prima guerra mondiale, data la bassa velocità di tutti gli aerei, non aveva quei problemi di aerodinamica che nella seconda guerra mondiale aeroplani che volavano oltre i 600 km all'ora avevano. Quindi già i nostri aerei che non avevano il carrello retrattile erano molto più lenti degli aerei avversari che Spitfire, Hurricane, che viceversa chiudevano il carrello. Il nostro CR-42 era molto manovriero ma andava a 350 km all'ora. Pensate agli idrovolanti che avevano sotto i loro scarponi. Ma questo errore è un errore comprensibile, perché il record di velocità per motore a pistoni ce l'ha un idrovolante italiano, quello del maresciallo Agello. Allora, la nostra aeronautica, un po' sulla spinta di quelli come Locatelli, che in Parlamento facevano proposte di legge per l'aeronautica, e un po' per quelli come Balbo, creavano delle unità straordinarie da un punto di vista addestrativo. L'unità per il volo d'alto mare, che viene creata a Orbetello da Balbo, il reparto alta velocità, che porta alla vittoria della Coppa Schneider, ma sbagliano da un punto di vista progettuale. Cioè, sono delle verrebbe da dire, è bellissimo, ma non è la guerra. Cioè, sono delle bellissime macchine, degli straordinari piloti, ma nella seconda guerra mondiale noi non avremo un'arma aerea degna di questo nome. Non solo per questo motivo, intendiamoci. Anche perché l'Italia, passando attraverso l'esperienza della guerra di Spagna e della guerra d'Etiopia, Balbo era contrario ad entrambe, perde in un certo senso degli anni nell'avvicendamento tecnologico. E non a caso nel 1938 Mussolini farà sapere a Hitler che l'Italia non è in grado di entrare in guerra prima del 42-43, che guarda caso è esattamente il momento in cui l'Italia ha le armi moderne, cioè i caccia della serie 5, il Re 2005, il Fiat G55, e comincia a costruire i suoi bombardieri strategici. Non è un caso. Quindi l'Italia perde il treno. Vi ho detto, un po' è colpa loro, di questi due che sono entrambi medaglie d'oro al valor militare dell'aviazione, e un po' per gli errori che vengono fatti poi, a cui Balbo è ostile e Locatelli, poveretto, non può essere ostile, perché nel 1936 muore alle Kenti durante una missione nella guerra d'Etiopia appena finita. Quindi due idee diverse di supremazia aerea, e quello che manca, cioè due, viene messo da parte. Cioè due viene riempito di encomi, ma nessuno gli dà retta. L'unico che gli dà la retta, alla lettera, è il Comodoro Harris, simpaticamente chiamato dagli inglesi Bomber Harris, cioè Harris il bombardiere, che è quello che sono passati esattamente 76 anni fa, come ieri, ha raso al suolo Dresda. Ecco, quello è il Comodoro Harris. È lui. Allora, la prima crociera è una crociera molto più corta, quasi 10 volte più corta delle crociere oceaniche, ma fatta con ben 61 velivoli. È la crociera del Mediterraneo occidentale che porta gli idrovolanti italiani fino in Portogallo. Non è, come nessuna crociera di Balbo, non è immune da incidenti, non si dice, ma ogni crociera di Balbo vede dei morti e degli equipaggi perduti. L'aereo che viene utilizzato è il Savoia Marchetti 59, questo, che nell'impianto è molto simile agli idrovolanti militari della prima guerra mondiale, cioè per capirci quelli su cui volava D'Annunzio insieme a Peppino Miraglia e via discorrendo. È più robusto, come potete vedere, ha sotto il posto di pilotaggio, ha una specie di alloggiamento simile alla cuccetta che c'è sui tir per il copilota che si deve riposare, ma è un aereo certamente di impianto
ancora legato alla prima guerra mondiale. Nonostante questo, questi 61 aerei fanno questo raid che ottiene un notevole successo, e quello che ottiene più successo sono queste immagini. Qua per esempio si vedono gli idrovolanti in gruppo ormeggiati tutti in fila geometricamente, e questa idea proprio geometrica, quella che dà l'idea della potenza aerea, dell'idea del volo in formazione, perché uno vede questa immagine che dà una sensazione di ordine, di precisione, di capacità militare. È esattamente ciò che succede quando si vede sfilare un reparto in parata. Quando marcia un reparto allineato in parata, non tutti, però fortunatamente molti, percepiscono questo reparto come un qualcosa di unito, come un'idea di ordine, di potenza, di precisione, che sono alcune fra le caratteristiche, diciamo, della dignità militare in senso lato. Cioè, noi un militare non ce lo immaginiamo con la divisa cascante che cammina in maniera sciatta. Ecco, il reparto inquadrato che si muove, i movimenti per ordine interno sono una delle cose che danno questa immagine. Se uno vede un battaglione schierato che fa il presentatar, sente un senso, come dire, di un organismo vivente. Esattamente lo stesso. L'impatto propagandistico di queste immagini e di quelle delle crociere ancora più prestigiose che verranno dopo, dà un enorme impulso all'aeronautica militare italiana e dà un enorme lustro nel mondo a questa aeronautica, ed è legato a Baldo. Questa è la crociera del Mediterraneo orientale, invece, che va in Crimea. Utilizza già gli S-55, cioè il primo modello che verrà poi modificato e utilizzato con un motore più potente per la traversata del decennale. Come vedete, parte sempre da Orbetello e attraverso varie tappe. La foto forse più caratteristica è quella della formazione degli idrovolanti di Balbo che sorvolano il Bosforo e che compaiono sul cielo del Bosforo, atterrano, come vedete, a Odessa, poi fanno una specie di parata intorno alle coste del Mar Nero e poi ritornano. E questo è lo strumento principale del successo delle trasvolate di Balbo, l'S-55. Concepito, questa è la versione 1, è l'S-55A. Nella versione X, che invece è quella che verrà utilizzata per la trasvolata del decennale, ci sarà una parte vetrata in quella semiala che unisce i due galleggianti. All'interno dei galleggianti ci sono degli alloggiamenti che sono stati pensati proprio per dei voli oceanici che durano una ventina di ore, e quindi per permettere ai piloti, insomma, e ai motoristi di essere alloggiati in una maniera, come dire, adeguata. Il motore è ancora il motore 12 cilindri, che poi diventerà un 18 cilindri Isotta Fraschini, molto più potente, per la traversata del decennale. E questa è la foto che vi dicevo. Si vede Santa Sofia, quindi un simbolo in qualche modo del confine fra Asia ed Europa, e sopra Santa Sofia vola in formazione il gruppo di idrovolanti di Balbo, diviso nelle sue squadriglie verde, bianca, rossa. E poi c'è la crociera aerea Italia-Brasile, che forse da un punto di vista tecnico è addirittura più complicata e più tecnicamente difficile di quella del decennale. Siamo nel 1930-31, come potete vedere, di nuovo si parte da Orbetello, si circumnaviga l'Africa, si arriva in America Latina fino ad arrivare a Rio de Janeiro. Nell'America Latina, dove già per esempio c'era stato Locatelli, dove c'era stato De Pinedo, cioè altri trasvolatori, in America Latina c'è una, soprattutto devo dire in Argentina, ma anche in Brasile, c'è una forte comunità italiana. San Paolo del Brasile ha una comunità italiana molto forte ancora oggi, e si guarda all'Italia come una nazione in qualche modo sorella. Non soltanto, ma si guarda all'Italia come una nazione giovane, che quindi ha molte cose in comune con i giovani stati, in seguito ai Libertadores, insomma i giovani stati che formano l'America Latina. Le imprese aviatorie italiane in America Latina hanno una grande eco, insomma, hanno importanti rimandi, e questa impresa del 30-31 frutta a Balbo un'ulteriore celebrità. Ma lui
userà questa celebrità fondamentalmente per due suoi scopi. Uno, la utilizzerà per cercare di imporre all'interno del Ministero e più in generale alla politica delle forze armate, che lui vorrebbe vedere unificate in un unico super ministero, e qualcuno è d'accordo con lui, ma la proposta non passa, rafforzare l'aspetto tecnologico della nostra aeronautica militare. Dall'altra parte gli serve a ottenere finanziamenti per le sue nuove imprese, e in particolar modo, come vi dicevo, per quella del decennale. Questo è un francobollo che è stato emesso dalle Poste Italiane per la crociera aerea transatlantica Roma-Rio de Janeiro. Quindi provate ad immaginarvi Balbo che compare sui principali rotocalchi dell'epoca, Balbo che viene intervistato in tutto il mondo alla radio, Balbo che compare sui francobolli. È chiaro che a Mussolini tutto questo comincia a dare un certo fastidio. Questa è la rotta, lo si vede più chiaramente rispetto a quella che era un'immagine da calendario che abbiamo visto prima. Vedete, parte da Orbetello, costeggia, fa un po' una rotta a Vasco de Gama fino a Bolama, qua fa la traversata oceanica, che è quella che dura più di 20 ore, quindi diciamo il tratto più complicato, poi arriva a Bahia e infine a Rio de Janeiro, dove viene accolto in maniera entusiastica. E questo qui è il Savoia Marchetti 55X, vedete che in mezzo è stata messa quella specie di vetratura che permette in qualche modo un pilotaggio più preciso, anche perché l'aereo, proprio per le sue caratteristiche, è un aereo molto complicato da far decollare. Primo, perché un idrovolante è più complicato da far decollare rispetto a un aereo che parte da un campo in cemento, perché il mare non è come il cemento, si muove. Secondo, perché quando questi aerei affrontano le tratte lunghe devono partire ultracarichi di benzina. Il carburante è un elemento fondamentale, e quindi tenete presente che è un monomotore, hanno delle difficoltà oggettive ad alzarsi, e gli incidenti infatti, ne perde due di aerei, gli incidenti infatti di solito avvengono in fase di decollo, cioè l'aereo si alza, perde potenza e poi picchia e si ribalta con conseguenze spesso catastrofiche. La vetratura lì permette un miglior controllo dell'aereo, un controllo visivo dell'aereo in fase di decollo. L'aereo ha i colori bianco, rosso, verde e nero, che sono allora i colori usati nell'aeronautica internazionale dall'aviazione militare italiana. E arriviamo alla crociera del decennale del 1933. 25 velivoli, cioè 24 velivoli, più un aereo di scorta che viene utilizzato come ponte, e questo è il tratto. Come vedete fa una rotta abbastanza particolare per recarsi a Chicago e poi a New York. Perché Chicago? Perché a Chicago c'è una mostra universale del centenario della città, e loro atterrano sul lago Michigan. Ed è proprio Chicago, la città americana, che conserva, come dire, il ricordo più clamoroso di Balbo. Balbo Avenue, che è una delle strade principali di Chicago, che costeggia il lago Michigan, e il monumento a Balbo che è stato fatto. Per andarci, partendo da Orbetello, attraversano le Alpi, vanno in Islanda, e dall'Islanda fanno una sorta di rotta subartica che li porta a sorvolare gli Stati Uniti, arrivare a Chicago, poi da Chicago recarsi a New York, dove Balbo viene sottoposto a quello che è il classico rito nuovayorkese del lancio dei pezzettini di carta mentre lui passa sull'auto aperta. Prima di lui era successo solo al maresciallo Diaz, quando era andato a New York come vincitore, come membro dell'intesa, come vincitore della prima guerra mondiale. Quindi un orrore straordinario. È una crociera che non soltanto è molto lunga, ma che presenta, proprio per le sue caratteristiche, cioè per il fatto di fare una rotta subartica, di fare un atterraggio all'interno di un paese come gli Stati Uniti d'America, di cui si sapeva poco dal punto di vista aeronautico, e di ritorno invece fatto attraverso una rotta atlantica ordinaria, cioè quella che oggi fanno normalmente gli aerei che vanno negli Stati Uniti, rappresenta una serie di difficoltà. Nonostante questo, Balbo riesce a volare in formazione, a mantenere una formazione serrata
e ad arrivare. Qua lo rivedete con i particolari in lunghezza, vedete gli scali, Orbetello, Amsterdam. Adesso io non so chi ha scritto Londonderry, perché un irlandese vedendo scrivere Londonderry potrebbe aversene a male. Comunque a terra a Derry, da lì va in Islanda, dall'Islanda arriva a Cartwright e da qua entra a Chicago e poi andrà a New York. Questa è la crociera del decennale. Attenzione, non è il decennale del fascismo, che sarebbe stato l'anno prima, è il decennale dell'era nautica militare. Cioè sono 10 anni che è stata creata l'arma azzurra. Anche questo è significativo. Ecco, questo qua è l'aereo. È il Savoia Marchetti S-55. Come vedete, motore a due eliche contrapposte, ha il suo punto debole, questo traliccio che è ancora vecchio stile, mentre invece la carena è già una carena da aereo moderno. Qua siamo a Orbetello, vedete un S-55 che viene messo nell'idroscalo dalla gru. Lo vedete, non è un aereo particolarmente imponente, ed è un aereo costruito nella prima metà degli anni, progettato nella prima metà degli anni 20, per cui non è un aereo ultimo grido, che denuncia alcune modernità e alcune antiquatezze. Per esempio i timoni di coda sono di un tipo identico a quelli della prima guerra mondiale, mentre invece, ripeto, l'idea di trasformare gli scarponi, cioè i pattini che vanno sull'acqua, in abitacoli, è invece un'idea piuttosto moderna. Verrà fatto per esempio col Walrus, che è un idrovolante della seconda guerra mondiale. Qua c'è Balbo insieme a alcuni dei suoi piloti, piloti con cui resterà sempre molto legato, e il suo copilota quando verrà abbattuto a Tobruk sarà uno degli atlantici. E qua con il mondo, ecco, questa fotografia forse è la fotografia che meglio rappresenta il Balbo delle trasvolate, cioè uno che si mette davanti al mappamondo con i suoi piloti e dice: questa volta dove andiamo? Di nuovo un misto di guasconeria da una parte e di capacità organizzativa dall'altra, perché fare volare 4 squadriglie di idrovolanti e portarle da Orbetello a Chicago non può essere soltanto guasconeria o improvvisazione, entusiasmo, ci vuole dietro anche un lavoro molto molto complicato. Non solo, noi ce ne dimentichiamo, ma 3 cacciatorpediniere che facevano da navi scorta, quindi uno sforzo imponente, una piccola flotta che li seguiva. Se penso che Antonio Locatelli è partito con il suo idrovolante, è finito in mare, nel mare del nord, da solo, insomma, c'è un po' di differenza. Questa foto bellissima mostra l'inizio della crociera del decennale, in cui gli S-55 stanno superando le Alpi. Per quale ragione fa questa rotta, che è una rotta più scomoda rispetto alla rotta tradizionale, che è quella che passa attraverso la Francia, il nord della Spagna, le Azzorre? Perché passando sopra l'Europa, in particolar modo sopra l'Europa del nord, Balbo vuole mostrare proprio agli europei del nord, e in particolar modo ai tedeschi, la tecnologia italiana. Dice: guardate che noi passiamo sopra le montagne, passiamo sopra il mare, a noi non ce ne importa niente, noi andiamo ovunque. L'idea è che l'aeronautica italiana può colpire dovunque. Perché dietro tutto questo, anche se non ha una vera ricaduta da un punto di vista militare, ma il messaggio che c'è dietro, attenzione, è un messaggio fraterno, amichevole, preso con molta amicizia da tutti. Ma il messaggio è: gli aerei italiani possono arrivare a New York. Che vuol dire anche: veniamo, pensate al messaggio della nostra aviazione durante la prima guerra mondiale, pensate al volo su Vienna. Quando D'Annunzio arriva con la Serenissima su Vienna, sui volantini che vengono sganciati sul gravel a Vienna, che vengono letti dagli abitanti esterrefatti, che si vedono passare sulla testa questi aerei italiani, c'è scritto: avremmo potuto portarvi bombe e distruzione e invece vi portiamo soltanto il nostro tricolore. Il messaggio è quello. Cioè l'impatto che ha il volo su Vienna sul idensentire degli italiani e degli aviatori italiani in particolare, del dopoguerra, è enorme. Cioè noi italiani non siamo dei barbari che vanno a bombardare il Duomo di Santo Stefano, ma se volessimo potremmo farlo. Noi veniamo a portarvi la nostra amicizia, veniamo a partecipare
alla esposizione universale del centenario, ma come siamo venuti qui a portarvi il nostro saluto, potevamo allo stesso modo e tranquillamente bombardare Park Avenue, esattamente lo stesso modo. E guardate che è un messaggio che in qualche modo arriva, cioè non era vero, perché questi idrovolanti non erano un'arma efficiente da un punto di vista bellico, ma il messaggio che passa è: l'Italia ha un'aeronautica imponente che può colpire i nemici dell'Italia dovunque. Questa frase la potete trasportare serenamente all'oggi, dove la politica militare americana è: state attenti che possiamo colpire i nostri nemici ovunque, con la differenza che loro lo fanno e noi non lo facevamo. Ma insomma, per cui il passaggio sopra le Alpi, l'atterraggio in Irlanda, il passaggio sull'Islanda è anche un, come dire, un suggerimento strategico a dire: guardate che noi ci andiamo se vogliamo. Arrivano a Chicago, questo è il lago Michigan, vedete gli aerei in perfetta formazione, atterrano sul lago Michigan e questa è l'apoteosi, è il trionfo mondiale di Balbo e dell'aeronautica militare italiana. A Balbo verrà dedicata una celeberrima copertina di Life che dopo vedremo, e questo è Balbo che passa a New York sull'automobile, lo vedete qua, indossa la divisa da maresciallo della, no scusate, ancora generale di squadra aerea, indossa la divisa di gala, viene festeggiato come un trionfatore. È ovvio che queste immagini a Mussolini da una parte fanno piacere, ma da quell'altra, come si dice, gli erode. E qua Balbo comincia a essere visto, come vi dicevo, come un altro volto più piacevole, un altro volto, non voglio dire più democratico, perché parlare di democrazia è sbagliato, ma meno cupo dell'immagine che dà Mussolini del fascismo. Mussolini poi ha questi scatti un po' da marionetta, anche quando parla, è molto retorico. Balbo invece è un personaggio antiretorico, molto alla mano e molto deve alla moglie, che gli ha in qualche modo inculcato un certo modo di fare da gran mondo, che fa di Balbo un gigione, uno che piace alla gente. E qua ci sono una serie di immagini, come dire, che servono per farvi in qualche modo contemplare l'ambito di questa spedizione. Qua vedete, no? Il pubblico che saluta, quasi tutto composto da aviatori, con gli aerei di Balbo che volano, così rappresentati con un po' di fantasia, che volano in formazione. Balbo viene addirittura nominato capo indiano, Aquila Volante lo chiamano, viene addirittura nominato capo indiano, per cui c'è tutto questo apparato anche hollywoodiano dietro. Cioè Balbo si presta ben volentieri a tutta una serie di cerimoniali molto americani. Provate ad immaginarvi Göring che si mette il cappello. Ecco, per cui Balbo è così, poi lui è emiliano, in realtà di origine piemontese, però insomma lui è emiliano, è una persona affabile, e qua è con il capo indiano che dice: oh, saluto grande capo, va qui da volante, dice. E lui ne va fiero, si porta il suo copricapo a casa. E qua vedete, questi sono gli atlantici, i trasvolatori, tutti quanti, vedete gli ufficiali, i sottufficiali, i macchinisti, rappresentano una specie di grande famiglia a cui Balbo rimarrà molto legato, talmente legato che quando nel 1970 la bara di Balbo dovrà essere tolta da Tripoli perché Gheddafi vuole profanare le tombe degli italiani, la famiglia non lo porterà a Ferrara, ma lo porterà a Orbetello, dove verrà sepolto insieme agli atlantici morti. Per cui insomma è un legame che rimane. Balbo è anche uno che ha dei forti legami amicali, quello con Nello Quirici, abbiamo già detto, quello con Ravenna, che è il suo vicino di casa con cui giocava da piccolo, che è ebreo, e che il giorno in cui vengono promulgate le leggi razziali, Balbo invita ostentatamente fuori a mangiare e gli offre la cena in un ristorante. Per cui Balbo è anche uno che crede molto nell'amicizia. E qua sono immagini, qua vedete, questa immagine è quasi paradossale. Vedete la solita facciona italica che dovrebbe essere poi Mussolini, quello che a Bergamo familiarmente si diceva il crapù, lo vedete lì, e di fronte a lui ci sono gli idrovolantini, che sono gli stessi della vittoria atlantica di Martini, no? Idrovolantini. E paradossalmente gli idrovolantini dovrebbero essere il simbolo dell'Italia di Mussolini, e invece diventano il simbolo dell'Italia di Balbo.
e anche questa è una cosa che Mussolini digerisce poco. Questa è un'immagine ufficiale di Balbo in divisa, lo vedete con una serie di decorazioni assortite, le sue medaglie al valore, i due argenti e il bronzo, la medaglia di lungo volo della Luftwaffe tedesca. Lui porta indifferentemente queste decorazioni, la decorazione, chiamiamola così, non è una decorazione, è un brevetto che però gli piace di più naturalmente, è quella che si è conquistato sul campo, che è il brevetto di aviatore, il sogno di tutta la sua vita. Qua è Balbo che sta salutando il rientro degli idrovolanti e questa fotografia gli viene scattata quando l'ultimo dei suoi aerei a terra, lo vedete qui, è un comandante vero, è uno che aspetta che i suoi rientrino prima di respirare di sollievo. E questa è la copertina di Time con Balbo raffigurato in una maniera un po' fantasiosa, qua lo vedete, cioè, col suo abitacolo aperto, è l'uomo del momento. È l'uomo del momento e io credo che nel pragmatismo diplomatico britannico, che è per certi versi di un cinismo formidabile, ma per altri versi piuttosto lungimirante, io credo che in Inghilterra soprattutto si pensasse, se Mussolini si dovesse levare dai piedi, e i britannici di modo di far levare dai piedi la gente ne conoscevano parecchio, dice quello che tutto sommato non ci dispiacerebbe a fare il duce, che poi immaginatevi Balbo che si fa dire Balbo ha sempre ragione, saluto il duce, insomma. Uno come Balbo gli sarebbe andato molto bene. Poi invece dopo la morte di Balbo naturalmente loro hanno scelto altri interlocutori come Sforza, come Grandi, ma insomma Balbo era uno molto ben visto. Ecco. Nel 1934, cioè subito dopo la crociera del decennale, quando Balbo è all'apice della sua notorietà, è veramente uno dei personaggi più famosi del mondo, Mussolini pensa bene di mandarlo a fare il governatore del mondo. Cioè se lo toglie fondamentalmente dai piedi. Quindi è veramente l'applicazione perfetta della massima latina. Qua vedete Balbo con Mussolini, scusate, secondo me questa foto è anche significativa. Allora Balbo, nel suo smoking di gala da maresciallo dell'aria, ha un'aria anche un po', come dire, neanche troppo a suo agio, ma Mussolini con quella specie di pennacchio sulla testa. Cioè già non era precisamente un gigante, quindi il physique de rôle, però guardatelo lì, col pennacchione, poi immaginatevelo con la spada dell'Islam. Ecco, anche in questo credo che Balbo potesse rappresentare un po' l'anti-Mussolini. Poi, qua ho messo una foto di Nello Quirici, qua in divisa da capitano di complemento, in realtà Nello Quirici era uno dei più importanti giornalisti italiani. Era il direttore del Corriere Padano, fondato negli anni 20 da Balbo, era anche un direttore di uno dei pochi giornali che si permettessero un atteggiamento critico all'interno del regime a certe cose. Per cui era un personaggio con cui Balbo andava d'accordo per tanti motivi e destino volle, insomma, che i due condividessero la stessa fine. E qua siamo alle leggi razziali. Ecco, uno come Balbo, semplicemente caratterialmente, non ideologicamente, un manifesto come questo l'avrebbe trovato come minimo ridicolo. Prima di tutto perché veniva da una città in cui c'era una fiorente comunità ebraica che era, come posso dire, tutta la cosiddetta addizione erculea. Era una componente importantissima della comunità e fino all'omicidio del federale Ghisellini, in realtà la comunità ebraica di Ferrara non era stata toccata, ma siccome molti erano fascisti, rientravano, lo sapete, no? Quelle esclusioni delle leggi razziali perché era stato fascista. Ma una cosa così, con questi disegni così, con l'ebreo con il nasone, queste porcate qui, ma Balbo non le avrebbe mai potute sopportare, con un carattere come il suo, infatti non le sopportava e lo diceva a chiare lettere. Nel frattempo, non ho capito cosa è successo alla fotografia che è completamente sparita, questo era l'arco dei Fileni, che è un arco che si trova sulla via Balbia. Nel frattempo lui in Libia inizia a fare una serie di cose alla Balbia, non soltanto i quasi 2000 km della litoranea della via Balbia, che vi ricordo che fino a che non c'era Balbo la Libia non era la Libia, erano tre vilayet diversi, cioè il Fezzan, la Cirenaica e la Tripolitania, vengono unificate proprio sotto il governatorato di Balbo e diventano la colonia libica. Balbo ottiene
delle parziali esenzioni dalle leggi razziali per gli ebrei residenti in Italia. Quindi ci colleghiamo alla sua avversione alle leggi razziali. Ottiene tutta una serie di importanti finanziamenti per costruire lavori, non solo la via Balbia, ma lavori, la creazione di tanti villaggi, per esempio, in cui ogni villaggio razionalmente aveva il suo ufficio postale, il suo, non il suo ospedale, ma diciamo la sua, il suo ambulatorio, la sua scuola, la sua chiesa. Ma la cosa interessante è che lo fa anche per la comunità musulmana. Cioè crea anche dei villaggi dove al posto della chiesa c'è la moschea. Quindi ha una visione veramente conciliativa della colonia e addirittura per quei coloniali, cioè, scusate, quegli arabi, abitanti della Libia, che avessero partecipato in qualche modo all'attività militare italiana, lui prevede la concessione della cittadinanza italiana. Questo il fascismo, dopo le leggi razziali, non lo può concedere, ma concede una specie di subcittadinanza ai soldati, agli ascari libici che hanno acquisito dei meriti di fronte all'Italia. Quindi ha un'idea anche della gestione della colonia tutta particolare e, come vedremo, ha anche un'idea della gestione della guerra abbastanza particolare. Eccolo lì, io non so perché ne salti niente, non vuole starci. Dai, Ginetto, ecco. Anche qui, scusate, l'immagine è tagliata perché nell'immagine c'era una batteria di medicalibri inglesi. Scoppia la guerra, 10 giugno 1940. Balbo non ha un comando militare perché i due comandanti di armata dipendono da Roma, da Superesercito, ma ha ovviamente un prestigio tale e un peso tale da poter in qualche modo influenzare la guerra, e lui fa una serie di cose che a posteriori sono molto lungimiranti. Prima di tutto crea la prima unità di paracadutisti della storia italiana, il cui istruttore sarà poi uno dei creatori della Folgore, che verrà, lo sapete, la Folgore verrà creata per attaccare Malta. Ma prima dello scoppio della guerra, lui crea un reparto di fanti dell'aria, paracadutisti, un reparto piccolo, perché si rende conto che in una situazione oggettiva come quella del deserto è fondamentale la rapidità, è fondamentale la mobilità, e siccome non ha i mezzi, perché non possiede mezzi corazzati degni di un certo livello, ha soltanto i carri L2 che sono delle tanchette, sono dei piccoli carri armati, e non ha soprattutto i mezzi per trasportare le numerose divisioni italiane che si trovano in Libia velocemente, dice: beh, almeno creo questo reparto di pronto intervento che dall'alto, quindi il suo legame con l'aria è sempre molto forte, può intervenire. Immaginate qualcosa di simile a quelli che un po' indebitamente vengono chiamati i Desert Rats, che in realtà sono i Long Range Desert Rats, perché i Desert Rats sono un reparto corazzato, sono il 7° reggimento corazzato che combatte in Africa. Questi sono quegli inglesi che con quelle camionette a 4 ruote motrici si spostano velocemente nel deserto e colpiscono ora qua, ora là. La risposta di Balbo doveva essere quella dei paracadutisti, cioè ancora più velocemente io li porto dove c'è bisogno e li lancio con l'aereo. Poi questo non avrà seguito perché Balbo, 2 settimane e mezzo dopo lo scoppio della guerra, muore. Però lui ha già un'idea ben precisa, l'idea di una guerra in Africa in cui aviazione, marina e esercito lavorano insieme. L'aviazione serve a individuare e a tenere sotto controllo il reparto nemico che si è infiltrato, l'esercito serve a eliminarlo, la marina controlla le cose. Tobruk, da questo punto di vista, potrebbe essere lo scenario ideale. Purtroppo lui a Tobruk ci lascia le penne. Ma ha un'idea assolutamente diversa da quello che succederà poi. Pensate a quello che succede dopo la morte di Balbo, cioè all'avanzata degli italiani che poi vengono sfondati al confine egiziano, le linee italiane vengono sfondate, e basta questo sfondamento per mettere in crisi due armate semplicemente perché non sono in grado di ritirarsi velocemente. Cioè l'idea di sganciamento è impossibile perché le nostre divisioni non hanno i mezzi per farlo, e sarà soltanto nel 1942
che gli italiani creeranno, cioè nel contesto della Panzer Armée di Rommel, creeranno quel gruppo motocorazzato composto dalla Centauro, dall'Ariete, che si muove se non altro alla stessa velocità dei carri tedeschi. Fino a quel momento noi siamo in grossa crisi. Eppure Balbo aveva detto guardate che nel deserto non si può combattere andando a piedi, e la via Balbia, proprio la via Balbia, sarà teatro di questo elastico avanti e indietro fra la Tripolitania e la Lamein, che caratterizzerà l'andamento della guerra fino alla rotta definitiva dell'ottobre del 1940. E arriviamo a Tobruk, ritorniamo da dove siamo partiti, per cui tirerete un sospiro di sollievo e dite ormai è quasi finito. Allora, questa fotografia è una fotografia di Tobruk presa da un Savoia Marchetti 79, come quello di Balbo. Che cosa succede? Succede che Balbo e Porro, che pilota l'altro SM-79, partono per una missione il cui obiettivo è proprio quello di individuare le camionette inglesi che stanno facendo delle incursioni a est di Tobruk. Quando però i due aerei arrivano in vista della piazzaforte italiana, notano delle grandi colonne di fumo che stanno salendo, perché Tobruk è appena stata bombardata da uno squadrone di Blenheim, di bombardieri leggeri inglesi, che hanno fatto numerosi danni. Naturalmente la piazzaforte è in allarme prioritario, cioè sono, vuol dire spara a vista sostanzialmente, e sono tutti quanti sotto adrenalina perché hanno appena subito un lungo attacco aereo. In quel momento, cioè quando gli aerei inglesi si sono appena allontanati, quasi sulle loro code arrivano questi due aerei, questi due Savoia Marchetti 79, che iniziano a planare verso T2, cioè verso il campo d'atterraggio di Tobruk. A questo punto arriviamo alle varie ricostruzioni che abbiamo visto all'inizio. Una cosa è sicura, che mentre l'aereo di Porro riesce a sganciarsi, perché dei due è l'aereo più verso l'entroterra e riesce a risalire e a farsi poi riconoscere, l'aereo di Balbo, che invece è già in fase quasi di atterraggio, viene colpito, precipita ai margini dell'aeroporto di Tobruk, si incendia e brucerà per un giorno intero. Balbo commette un errore, cioè Balbo non aveva nel suo piano di volo l'atterraggio a Tobruk, decide di atterrare a Tobruk per fare tappa, per vedere i danni dell'attacco che è stato fatto. Quindi non avverte, cioè a Tobruk non erano informati dell'atterraggio dei due aerei italiani. E quindi loro arrivano sulla piazzaforte mentre è in allarme, senza essere riconosciuti. Ma questo non vuol dire senza essere riconoscibili. A Tobruk, fra le varie, Tobruk era una piazzaforte fondamentale, era difesa, poi diventerà naturalmente nei vari assedi, gli italiani, gli inglesi, e poi di nuovo gli italiani, e poi di nuovo gli inglesi. Nei vari assedi diventerà poi un campo trincerato formidabile, ma all'inizio della guerra ha già un impianto difensivo antiaereo di un certo rispetto, soprattutto per via del vecchio incrociatore San Giorgio, che è stato piantato nella baia di Tobruk, dove peraltro verrà distrutto, lo vedete qua, come batteria galleggiante. E probabilmente è proprio il San Giorgio che, sparando verso il campo T2, che è in quella direzione, colpirà praticamente a colpo sicuro, perché l'aereo è a 50 metri d'altezza, colpirà l'SM-79 di Balbo. E questi sono i due aerei, lo vedete, l'SM-79 con questa gobba caratteristica dove è alloggiato il mitragliere da 12,7 dorsale, è un trimotore. Al di là del fatto che la mimetizzazione poteva essere diversa e che certamente poi le insegne erano diverse, è comunque un aereo che ha una sagoma molto diversa. E i mitraglieri, l'antiaerea, aveva un po' come le navi i profili di tutti gli aerei avversari, un po' come le navi dove per riconoscere la nave nemica si guarda il profilo delle alberature. Questo invece è il Bristol Blenheim, vedete che è un bimotore, ha una finestratura davanti, se non fosse per la coda singola e non doppia, semmai potrebbe assomigliare al nostro BR-20, ma certamente non a un Savoia Marchetti 79. Questo è un aereo identico a quello su cui è stato abbattuto Balbo. E questo è l'aereo di Balbo quando finisce di bruciare. Ai margini del campo, brucia lugubremente per quasi 24 ore, tant'è che i corpi degli aviatori sono praticamente irriconoscibili.
immediatamente naturalmente in Italia, la stampa si appropria della figura di Balbo lanciandola, come dire, nell'empireo degli eroi caduti. L'eroica morte di Italo Balbo. Balbo ha fatto molte cose eroiche in vita sua, proprio se c'è una cosa che non è eroica è la sua morte, nel senso che è stato un clamoroso errore, ma potete immaginarvi se nel 1940 la stampa di Torino, che a Torino ancora oggi la chiamano la Busiarda, cioè poteva scrivere: abbiamo battuto il maresciallo dell'aria Italo Balbo. Compare, come vi dicevo, negli anni 90 questo signore che si chiama Perkovic, che qua mostra il suo tesserino militare, che era un mitragliere del San Giorgio, e dice: io ho battuto l'aereo di Balbo. Purtroppo, insomma, per la notorietà a volte si riescono a dire anche delle boiate. Io sono tendenzialmente convinto del fatto che questo signore magari avrà sparato contro l'aereo di Balbo, ma dire io ho battuto l'aereo di Balbo ricorda un po', non so se avete presente, la diatriba su chi ha battuto fuori Richthofen, che prima si diceva che gli aveva sparato un soldato da terra, c'è scritto anche un racconto Ugo Pratt di Corto Maltese, poi che è stato abbattuto dal tenente Brown che gli ha sparato, noi non lo sappiamo come è stato abbattuto, Baracca uguale, noi non sappiamo come è stato abbattuto, testimoni della caduta dell'aereo dicono che l'aereo era in fiamme. La versione oggi, io ve l'ho relata a refero, ve la do come mi è arrivata, la versione oggi più accreditata è che l'aereo di Baracca si sia incendiato e Baracca, come era costume tra i piloti della prima guerra mondiale, si sia sparato per non bruciare lì. Un'ipotesi è quella. Così anche qua salta fuori il signor Perkovic e dice: io ho battuto l'aereo di Balbo. Vabbè, a questo punto gli ho ucciso Marilyn Monroe, per cui... Vabbè, e qua dove concludiamo c'è il solito affusto di cannone, il tricolore, siamo a Tripoli, il tricolore, la bara di Italo Balbo, le camicie nere, eccetera, come direbbe Garda, gli smemoranti cipressi e così via. Qui siamo anche stati nei tempi, cosa incredibile, qui si conclude la parabola umana di Italo Balbo, ma certamente non si conclude la storia di Italo Balbo, che arriva fino a noi, arriva fino a stasera, noi siamo ancora qui che ne parliamo. Quello che io ho cercato, non so se ci sono riuscito, di trasmettervi è che Balbo era una persona certamente simpatica, era certamente un uomo piacevole, era certamente una persona molto intelligente ed era anche un sentimentale, un patriota, era uno che aveva dei sentimenti di patriottismo molto forti. L'errore che si può fare con Balbo è, come dire, far sì che la sua personalità prevalga sulla sua immagine storica. Perché se come personalità Balbo è stato questo, cioè uno, parafrasando una pubblicità, che piace alla gente, che piace, da un punto di vista storico Balbo è stato un formidabile organizzatore, è stato un notevolissimo innovatore, ha commesso degli errori, ha fatto delle valutazioni sbagliate, ma ha anche avuto delle intuizioni formidabili ed è stato un grande organizzatore. Tutto sommato è stato un grande soldato. E quando ha fatto il politico e non il soldato, ha dimostrato di portare anche nella politica lo stesso spirito con cui ha fatto il soldato. Uno spirito fattivo, uno spirito molto aperto per l'epoca, anche nei riguardi delle minoranze etniche e religiose. Uno che è molto diverso dall'immagine del fascista che passa oggi. Ecco qua, vorrei concludere sul discorso da cui siamo partiti. Balbo è stato certamente un fascista, ma è stato certamente un fascista che ci dovrebbe costringere a rivedere il nostro modo di leggere il fascismo, non per riabilitare il fascismo, ma per capirlo come fenomeno. Cioè, all'interno del fascismo c'erano uomini come Farinacci, uomini come Interlandi, che era il direttore di quella amena pubblicazione che si chiamava La difesa della razza, e uomini come Italo Balbo. Ecco, un pezzo di nostra storia che non va demonizzato e buttato nella spazzatura, ma va ancora studiato, va ancora compreso, e credo che le polemiche di questi giorni, vergognose, fatte nel giorno del ricordo, ci impongano una riflessione ulteriore. Noi dobbiamo, Balbo un pezzettino soltanto, lo so benissimo, ma noi dobbiamo rivedere, riflettere, dobbiamo metabolizzare quella nostra storia che non abbiamo ancora detto. E fortunatamente qui ci sono tante persone di buona volontà
che mi sembrano sinceramente interessate a capire. Ora non sono certo io il più indicato a farvi capire le cose, perché non le ho capite tanto bene nemmeno io, però il fatto che siamo qua secondo me significa qualcosa. Vi ringrazio. Grazie. Beh, voglio dire, sempre un grande. Prego, fare una domanda. Certo. L'organizzazione dei voli transoceanici in formazione non è mai stata fatta da nessun altro? No, no, certo. Quindi non è stata una cosa eccezionale? Assolutamente. Ecco, approfitto del suo giusto commento per aggiungere una cosa. C'è un personaggio a cui Balbo deve molto per le traversate e che non ha valorizzato, che è De Pinedo. A sua volta forse Balbo verso De Pinedo ha avuto l'atteggiamento che Mussolini ha avuto verso Balbo. Cioè De Pinedo era molto più famoso di Balbo all'inizio perché l'aveva già trasvolato, lo aiuta a organizzare la prima trasvolata, poi viene messo da parte e diventa un pilota come gli altri della seconda trasvolata. Adesso a De Pinedo, per esempio, sono dedicati aeroplani della nostra flotta civile che sta per scomparire, un rete per l'Italia. Ma insomma, è stato un personaggio straordinario e non compare in questa biografia di Balbo perché viene messo da parte. Oh, come si dice a Bergamo, tace cotta, tace crappa. Prego. Io ho un'informazione che mi piacerebbe verificare. Mi risulta che Ardito Desi aveva cominciato a trovare il petrolio in Italia. C'è la famosa fotografia. Bravo. E mi risulta che Italo Balbo aveva già chiesto a qualche texano di venire lì a trivellare. Dopodiché mi risulta che il duce aveva assolutamente deciso di fermi tutti perché. Non ricoprite! Sì, qualcosa del genere, vero, no? Sì, sì, sì. Allora, il fatto di Mussolini che si sia interposto fra il texano e Balbo, probabilmente sì, non sono sicuro, ma che esista questa celeberrima foto in cui hanno la bottiglia con dentro il petrolio è assolutamente vero. Prego. Volevo sapere se lei ha scritto queste cose. Queste? Sì. No, io mi occupo di Prima Guerra Mondiale e già lì scrivo delle stupidaggini abbastanza siccome importanti. Siccome i nostri giovani non sanno niente, c'è un libro che lei può consigliare? Beh, il Tobruk 1940 di Quirici, che non parla. Ma non si trova. Ma è un Mondadori, come fa a non trovare? Scusate, il mio consiglio, vado contro il mio interesse, ma il mio consiglio è andate su IBS o su University Press o la Feltrinelli e lo trovate sicuramente. Sì, sì, sì. Ecco, non parla, non è una biografia di Balbo, attenzione, parla soltanto della morte di Balbo, però facendo delle digressioni sul passato, diciamo dei flashback su Balbo, per cui è molto più illuminante, faccio per dire, di una biografia tirata giù da Ruti. Beh, Scurati in M. Certo, sì, però, parte, sì, però Scurati in M è uno che cerca un pochino troppo lo della gente che legge. Invece Quirici, che ci ha perso il papà, è un tantino meno sanremese, diciamo così. Prego. Dunque, io sono un appassionato di storia, ovviamente non al suo livello. Io non sono appassionato per va bene. Ma ho sempre studiato il personaggio di Italo Balbo perché mi ha sempre affascinato. Sì, è affascinante. E, tra l'altro, modestamente e in maniera indegna, ho fatto l'ufficiale degli Alpini e Italo Balbo è un ufficiale degli Alpini, tra l'altro è il primo direttore dell'Alpino, quindi il fatto che se ne parli in questa sede di Italo Balbo, ed è per questo motivo che io sono venuto, mi sembra un fatto incredibile, perché noi siamo un popolo molto strano. Lei ha dimostrato il valore di questo personaggio, la capacità di essere al di sopra della massa, essere un personaggio che addirittura gli americani gli hanno dedicato dei viali ed è un nemico, perché ovviamente è un nemico per gli americani. Gli Stati Uniti entrano in guerra nel 1941, Balbo non è mai stato un nemico degli americani.
Certo, però dopo diventò nemico. Invece lo difendono ancora. E per questo motivo non hanno cancellato i dialoghi. No, no, non hanno abbattuto le... Scusi, posso dirle una cosa? Che è recente. Non molto tempo fa, l'ambasciatore italiano a Washington ha chiesto al sindaco di Chicago ragione della Balbo Avenue. E sa cosa gli ha risposto il sindaco di Chicago? Dice, perché scusi, Balbo non l'ha fatta la trasvolata. Cioè, esatto. Questo... Sì, sì, vive sacco. Ecco, tutto questo rientra nel concetto che poi alla fine io voglio concludere, che in Italia non ha neanche un vicoletto dedicato, nemmeno una via in montagna del più sperduto. No, neanche a Ferrara, voglio dire, neanche niente. In compenso abbiamo un sacco di vie dedicate a un mucchio di imbecilli e di cretini. Questo è il risultato italiano. Ecco, mi verrebbe da dire, facciamoci delle domande e diamoci delle domande. Sì, no, ma in merito a questo, comunque, sì, fammi bere, mi ricordavo io da ragazzino questo con gli aeroplanini, poi mi era interessato a questo. Ah, ma c'erano già gli aeroplanini? Sì. Ma mi risulta che comunque al suo funerale, quindi in piena guerra, pervenirono comunque dei riconoscimenti da parte inglese. No, hanno lanciato sull'aeroporto di Tobruk una corona d'alloro con un cartiglio che diceva: salutiamo il valoroso aviatore che la sorte ha posto in campo avverso. Cioè sono stati, una volta tanto sono stati. Ma quello che volevo chiedere era questo, come uomo dell'aeronautica, nel senso che ha lanciato il progetto dell'aeronautica in Italia militare, per la quale poi venne lo stesso Göring dalla Germania per capire come noi avevamo organizzato. Sì, lui non aveva un'arma aerea, poveretto, perché fino al 36. Poi loro sono andati avanti, avevano il grano, noi siamo rimasti prima. Ma quello che volevo dire, mi interessava una cosa. Come mai con un personaggio come Balbo, a meno che quando è diventato governatore in Libia poi si è un po' in parte disinteressato dalla cosa, non penso, come mai per esempio un paese come l'Italia in mezzo al Mediterraneo, in una situazione bellica prevedibile, non abbia mai pensato di costruire una piccola portaerei? Mussolini ha detto che era l'Italia. No? Allora, sembra che l'abbiamo fatta apposta, perché siamo un siparietto. Allora, Balbo si è definito ostile alla costruzione delle portaerei perché ha detto che erano troppo costose rispetto al budget che aveva l'aeronautica militare allora. Cioè, la questione delle portaerei è stata posta in Italia in quello che è stato il periodo delle portaerei, cioè gli anni fra il 35 e il 37, che è il periodo in cui sono state costruite le portaerei moderne, cioè per capirci quelle di Pearl Harbor. Le portaerei giapponesi di Pearl Harbor sono state costruite in quel periodo lì. E la questione è stata posta. E lui è stato uno di quelli che hanno detto: non ne abbiamo bisogno, ma non possiamo permetterci di costruire perché costano troppo. Il che, scusate, paradossalmente è l'argomento inverso rispetto al Giappone di Yamamoto, in cui Yamamoto ha detto: non dobbiamo costruire le super corazzate classe Yamato perché costano troppo, costruiamo le portaerei. A Bergamo si dice Métis de Corde, ecco, per cui questa è l'idea. Per cui Balbo era un antiportaerei e questa è miopia, però era una miopia estremamente condivisa, insomma, tanto per cominciare dal capo. E diceva che l'Italia era una portaerei. Sì, che è una delle, non voglio dire parolacce. Ci racconta qualcosa delle medaglie che si è preso nella prima guerra mondiale? Le ha prese sul grappa come comandante di plotone ardito. Io le motivazioni delle medaglie non lo so, però ha combattuto, non nella battaglia d'arresto, ha combattuto certamente nelle ultime due battaglie, quindi quella che corrisponde alla seconda battaglia del Piave, cioè la battaglia del Solstizio, e poi allo sfondamento di Vittorio Veneto. È stato il secondo argento, quello sì, perché è stato il primo appunto ad arrivare a Feltre, cioè è sceso col suo reparto dallo Spinoncia a Lano di Piave, ha preso la Valle del Piave, ha superato la tredicesima divisione francese che sta prendendosi il mezzo e è arrivato a Feltre. La prima medaglia d'argento credo l'abbia presa per la conquista di una posizione nella battaglia del 15 giugno del 18. Però, ripeto, non mi piace, basta andare a vedere le motivazioni d'altronde.
Volevo sapere se Barbo ha avuto dei figli. Sì, tre. Ho conosciuto due ha avuto tre figli. Sì, sì. Ha avuto tre figli. Il più piccolo Paolo è quello... Io ho conosciuto un Cesare Balbo e una ragazza che non mi ricordo come si chiamava. Cesare Balbo? Non... Scusi, lui è Lucio Balbo. Ah, ecco, perché Cesare Lucio Balbo è quello che ha scritto nell'Ottocento si destina in Italia. Sì, ha avuto tre figli. Ha avuto tre figli e forse ha avuto anche un figlio naturale quando era in Libia dalla sua amante, che era un'attrice del cinema. Non hanno seguito la strada? No, assolutamente. Anzi, devo dire che la famiglia Balbo ha mantenuto poi un bassissimo profilo, e questo si deve soprattutto a Emanuela Florio, che era una donna, insomma, lì. All'inizio ha strepitato per essere mi hanno ammazzato il marito, ma poi, che io sappia, non hanno più dato, come dire, ragione di gossip a alcuno. Insomma, non hanno sfruttato la... No, ma neanche per idee, anche perché c'era poco da sfruttare, nel senso che Balbo era uno che era ricco del suo e ha sperperato un sacco di soldi, quindi sicuramente... ecco, colgo l'occasione. Balbo è uno dei pochi che non sono mai stati accusati di rubare sui lavori pubblici. Ha fatto dei lavori straordinari, pensate alla via Baldia, e non è mai stato messo sotto inchiesta perché era uno che non rubava proprio. Anzi, quando ha fatto i 1850 km di Baldia... Era un buon politico. Sì, ma era anche una brava persona. Dalla Corte dei Conti italiana gli è arrivata una specie di nota di merito dicendo: toh, hai speso meno di quello che avevamo immaginato. Sapete che oggi uno dice: costruiamo un ospedale, costerà 100 milioni di euro, poi costa 600 milioni di euro. Ha speso meno di quello che era il preventivo. Per cui anche da questo punto di vista, certamente era un onesto. E era uno che alla fine, insomma, è stato prima, la sua immagine è stata, come fascista, è stata a un certo punto messa in un angolo e riscoperta poi in un secondo tempo. Poi in Italia ci si dimentica di certe robe, per cui Balbo è veramente una delle figure, mi verrebbe da dire, una di quelle figure che tutti quanti sanno chi è, ma nessuno in realtà sa chi è. È una figura di: ah sì, Balbo. Però se ti devo dire Balbo, Grandi, Farinacci, Dumini, sono quelle figure legate al ventennio fascista e nessuno si prende la briga di stabilire chi rubava e chi non rubava, chi era bravo, chi non era bravo. È per quello che dico che c'è ancora molto da aggiungere alla nostra ricerca. Io poi i minestroni non li amo molto, ecco, bisognerebbe un po' dividere il sedano dalle carote, ecco. Poi stabilire se Balbo era sedano o carota. Grazie. Grazie a voi.